diamo il benvenuto a Walter Malosti e a Sabrina Impacciatore che sta arrivando. Mentre abbiamo con noi il professor Franco Prono, docente di storia e critica del cinema all'Università di Torino, e già perché abbiamo invitato espressamente il professor Prono a condurre questo incontro, perché oggi abbiamo un ospite forse più nota sul grande schermo o sul piccolo schermo e forse un po' meno sul palcoscenico, ma questo è uno spettacolo già avviato da grandi trionfi, mi dicevano anche in grandi teatri a Roma, a Cremona, e la piccola intima sala del Teatro Gobetti potrebbe programmarlo anche per un mese se volessimo, intanto per una settimana. Allora, benvenuta Sabrina Impacciatore, quale spettacolo? Parliamo ovviamente di Venere in pelliccia di David Ives e con la traduzione di Masolino D'Amico, che ha debuttato lunedì scorso, l'altro ieri, qui al Teatro Gobetti. La parola a Franco Prono che conduce questo incontro. Sì, in genere, come sapete, queste cose di retroscena sono condotti da miei colleghi docenti universitari di teatro. Io invece insegno cinema e quindi quando Pietro Tivellaro mi chiese di presentare questa cosa e disse ma è mica perché sono noto come esperto di sadomasochismo, mi rassicuro, gli disse no. Perché non niente di male. No, niente male, però me lo chiese uno perché c'era la, come dire, il confronto con i film di Polanski e due perché c'era Sabrina Impacciatore che è più nota come attrice di televisione, di teatro. In cinema credo che abbia fatto una decina di film. Una ventina. Due mi ricordo quando entro per scuola. Sì. Per teatro mi ricordo le ultime due cose con Valerio Binasco. Se non sbaglio. L'ultima cosa con Valerio. L'ultima cosa, sì. Che fra l'altro sarà qui il prossimo incontro di retroscena. Tra 15 giorni. Ecco, per televisione una gran quantità di cose, in vari ruoli, conduttrice, attrice, cose, soprattutto trasmissioni di iniziato con la televisione. Su Walter Malosti non ho da fare nessuna presentazione perché soprattutto a Torino è talmente noto come attore, regista e direttore della scuola di teatro che non ho bisogno di presentarti. È di casa. Ecco, è di casa. Dunque volevo soltanto innanzitutto dire una cosa che ovviamente conosco molto bene il film di Polanski, che secondo me è un film straordinario, però secondo me non ha nessun senso parlarne mettendolo a confronto con lo spettacolo teatrale. Innanzitutto sono tutti delle forme espressive diversissime l'una dall'altra in quanto a linguaggio, in quanto a drammaturgia. Una cosa è il testo letterario di Saker Masoch, una cosa è il testo drammaturgico di Ives, una cosa sono gli allestimenti teatrali che si fanno. Confrontare gli uni con gli altri è un passatempo del tutto inutile. Io mi ricordo ad esempio di aver visto tre versioni, secondo me meravigliose, della Tempesta di Shakespeare, una vista in televisione fatta da John Gielgud con la compagnia shakespeariana, un altro, quello meraviglioso di Strehler con Tino Carraro, e il film di Peter Greenaway, sempre con Gielgud. Sono tre spettacoli meravigliosi, ma non ha nessun senso confrontarli l'uno con l'altro. Anche quando si fanno vari allestimenti teatrali di uno stesso testo, è chiaro che gli allestimenti sono per forza diversi da loro. C'è il regista che dà una sua interpretazione, ovviamente, e ci sono vari altri fattori, anche la personalità degli attori. Il fatto che ci sia un certo attore, una certa attrice in questo
in questo spettacolo impongono ovviamente il loro modo di recitare, la loro personalità, e quindi è inutile, anche se ci fossero altri che avessero già portato in scena, sarebbe inutile paragonarli e fare confronti, tantomeno ha senso fare confronti col cinema. Io partirei con farvi una domanda a entrambi. Credo che siamo tutti d'accordo che questo testo drammaturgico sia un testo bellissimo, però evidentemente se avete deciso di metterlo in scena c'è qualche aspetto che vi ha attirato in modo particolare, che avete trovato particolarmente congeniale, e allora vorrei che vi spiegaste quello. Io? Ma tu sei regista? Dio. Buonasera. Dunque, Walter vuole far parlare me perché io sono innamorata perdutamente di questo testo. Ma l'ho capito nel tempo, nel senso che questo testo mi è stato proposto per la prima volta 6 anni fa e quando l'ho letto mi aveva irritata e non mi era piaciuto per niente, mi ero innervosita molto e quindi ho rifiutato di interpretare questo personaggio. Poi ci spiega perché sia innervosita. Penso di non averlo capito, forse, però non mi era simpatica lei, non so, la prima lettura è stata respingente e ancora non me ne faccio una ragione, forse era un momento della mia vita. Gli incontri artistici, sia con i testi che con i registi, si fanno in certi momenti quasi mistici. E quindi in quel momento ho detto di no. 3 anni dopo che io avevo letto questo testo, o 2 anni dopo, Polanski ha fatto il film che è andato al Festival di Cannes e io mi sono data della cretina molte volte. Ho detto sei proprio una deficiente, perché se un regista come Polanski decide di adattare questo testo per lo schermo vuol dire che il testo sicuramente ha delle cose geniali che tu non hai saputo cogliere, cretina. E che succede però? Che a distanza poi di altri 2 o 3 anni, perché mi sembra il film di Polanski del 2013, lo scorso inverno, in un pomeriggio, mi ha telefonato Pier Francesco Pisani, che è il produttore di questo spettacolo, e mi ha detto: Sabrina, vuoi fare La Venere in pelliccia con la regia di Walter Malosti? Io dico: beh, mi piacerebbe lavorare con Malosti, ma il testo mi sa che non mi era piaciuto. Lui ha detto: aspetta che te lo porto. Con il motorino, in un quarto d'ora era in casa mia, io avevo il testo tra le mani, l'ho letto tutto d'un fiato e mentre lo leggevo mi sono turbata, cioè io ero da sola in casa sul divano e ho provato dei turbamenti forti, per cui ho detto: se in lettura mi sta succedendo una cosa così, figuriamoci in scena. E quindi l'ho richiamato immediatamente, ho detto: facciamolo. Ed è stata una cosa strana, perché quello stesso giorno, mezz'ora dopo, mi ha chiamato un altro importantissimo produttore teatrale che mi ha detto: Sabrina, ho i diritti della Venere, sei tu, la devi fare. E io: no, ma non posso, ho appena detto di sì ad un'altra produzione. Quindi comunque questo personaggio mi stava inseguendo e ha fatto bene ad acchiapparmi, perché penso che un ruolo così bello non mi ricapiti mai più. Questo io lo considero ad oggi. Io ho fatto circa 22 film, 4-5 serie televisive, ho fatto tanti spettacoli in teatro. Un personaggio così complesso, così articolato, così intelligente come è scritto, non mi ricapiterà forse mai più, sono quei ruoli che un'attrice sogna per tutta la vita. Questo testo è un testo che ogni sera, almeno a me, regala una piccola perla di consapevolezza in più. È un testo che, pur essendo scritto da un uomo, un autore contemporaneo americano, in realtà sembra conoscere molto molto bene la femminilità e il potere di una donna, cosa che succede molto raramente nei testi che mi capita di leggere o nelle sceneggiature contemporanee, no? È molto difficile rappresentare un femminile per gli uomini, perché gli uomini hanno un'idea delle donne che ovviamente è condizionata dal loro conoscere le donne. Ecco, secondo me questo David Ives le conosce molto bene ed è riuscito ad intrecciare in maniera assolutamente brillante il testo originario della Venere in pelliccia, cioè il testo di Saker Masoch del 1870, che è presente in questo testo, e ad intrecciarlo sapientemente con quello che succede in scena oggi,
e quindi nella relazione tra regista e attrice, che si scopre essere anche quella una relazione con delle dinamiche di sadomasochismo, perché quando un'attrice si propone per un ruolo e va a fare un'audizione è sempre, ve lo dico per esperienza personale e lo sarà per tutta la vita, è sempre in una posizione di subordinazione psicologica, perché deve essere scelta, perché ambisce a quel ruolo e il potere ce l'ha lui, che può sceglierla o no. E ho anche intervistato certi miei amici registi che mi hanno confessato di provare un sottile piacere nell'avere in mano il potere del futuro di un'attrice, e anche una sorta di lieve sadismo, se vogliamo. Insomma, queste sono dinamiche che si possono trovare anche nei rapporti normali di coppia, dove ci sono dei giochi di potere, dove l'uno tenta di prendere il sopravvento sull'altra. Ecco, in questo testo talmente intelligentemente si ribaltano i ruoli continuamente che il pubblico rimane spiazzato e non riesce a capire chi avrà la meglio, e anche noi in scena giochiamo su questo ribaltamento continuo di ruoli, e come attori non c'è niente di più entusiasmante di poter esplorare una cosa del genere. Quindi qui viene esplorata una relazione tra regista e attrice, che poi può essere paragonata a qualsiasi relazione di rapporti di lavoro, dove per esempio una donna va ad un colloquio di lavoro con un direttore del personale X, comunque le dinamiche sono le stesse, e uomo-donna, e Saker Masoch, molto presente ovviamente, Vanda von Dunajer, che è il personaggio creato da Saker Masoch, che penso sia un personaggio comunque indimenticabile, Vanda Jordan e Walter Malosti, perché la variante che noi abbiamo proposto è che nel testo di David Ives il regista si chiama Thomas Novacek e la pièce è ambientata a New York, e noi, per renderla ancora più credibile e più fruibile dal pubblico italiano, l'abbiamo ambientata in Italia. Io sono un'attricetta romana molto ignorante, molto greve, al limite dello sgradevole, e lui invece rappresenta se stesso in scena, proprio Walter Malosti, quindi è ancora più divertente vedere che i piani di realtà e i piani di finzione si mescolano continuamente. Ecco, vorrei, fermatemi, affucilato, perché io potrei parlarne per mesi di questa cosa. Ma addirittura all'inizio questi due piani, l'attrice, l'attricetta e il personaggio, come dire, sono separati l'uno dall'altro. Poi sono sempre più confusi fino alla nella parte finale, in cui addirittura il personaggio del regista, cioè il personaggio della pièce, assume il nome di Walter, che allora c'è proprio l'identificazione, non c'è più nessuna differenza. Dunque, vabbè, io naturalmente poi c'è sempre questa gag di lei, che devo essere un po' in disaccordo. Siamo anche finta certe volte. Ormai sì. All'inizio era scontro vero, ora piano. No, vabbè, tengo a precisare che non sono. Io non penso di essere quel regista lì che viene rappresentato in scena. E rischi di essere. Certo, infatti. Però magari, insomma, poi lasciamo anche il mistero, perché una parte non è fatta così, insomma. No, diciamo che anch'io conoscevo il testo prima del film, è un testo molto ben scritto, perché questo David Ives è un autore molto importante in America, soprattutto un autore di commedie, però è un autore colto, perché ha tradotto, cioè molto filo europeo, diciamo, ha tradotto Zweig dal tedesco, ha tradotto Molière, insomma, alterna traduzioni, diciamo, di cose più colte alla sua scrittura, diciamo, che è soprattutto una scrittura legata al mondo della commedia. Questo testo, giusto per curiosità, fu rappresentato a Broadway all'inizio, ebbe un grandissimo successo e catapultò l'attrice che lo fece a Broadway, e poi adesso, se avete visto Florence, qualcuno di voi, era l'attrice, quella bionda un po' svampita, che faceva fare brutta figura a uno degli invitati, e poi insomma, una delle più simpatiche del film, è una delle più brave in Arianda. È una parte che porta fortuna, diciamo. Ma appunto, c'è, cioè, una cosa che più mi ha interessato, adesso si parla molto del regista, perché poi il regista, diciamo, questo è uno scontro con un'attrice,
è un regista, poi ci sono molte attrici donne, quindi può anche essere che succeda anche il contrario. So che regista succede. Donne, diciamo. Sì, ce ne sono tante. No, perché ti sei sbagliato, hai detto molte attrici donne. Ah, no, registe donne. So che è successo anche, diciamo, una cosa simile al contrario, quindi... Mi conosco due o tre episodi che sarebbe... Ah sì? Registe donne con gli uomini? Sì, sì, che sarebbe interessante. So. Quindi, beh, ogni tanto. Credo che sia soltanto una questione... Una piccola vendettina, così. Quindi credo che, diciamo che farei, da quel punto di vista, no, poi vabbè, lei invece è una paladina, farei esulare questo, diciamo, questo rapporto dal genere, nel senso che è proprio un rapporto di forza, secondo me, tra uno che ha il potere in quel momento e uno che se apparentemente non ce l'ha. Vabbè, ma queste sono mie paturnie, no, personali, però diciamo che lo rende anche più universale, secondo me. Cioè, potrebbe essere veramente, capisco che è un po' difficile da accettare, però secondo me potrebbe aver senso in alcuni casi. Diciamo, Ives appunto era già famoso negli anni 90 e poi, diciamo, voleva scrivere Ives un adattamento di Sacher Masoch, di Venere in pelliccia, ma tutti i suoi amici, quando leggevano l'adattamento, dicevano no, ma non è possibile, fa ridere, non puoi fare una cosa così, è ridicolo, non è bello, non funziona. Lui però, a lui, diciamo, interessava molto, più che la storia, insomma, la parte più, sì, più originosa, la parte della dinamica e delle relazioni tra i due personaggi. Ci aveva visto una chiave molto interessante e molto contemporanea. Allora, durante un workshop, lavorando con dei giovani scrittori, gli viene questa illuminazione e decide di provare a scrivere, di mettere in relazione, diciamo, le parti meno vizie dal punto di vista di quello che dicevano anche i suoi colleghi e di quelle che, diciamo, le parti che erano più relative alla relazione tra le dinamiche interpersonali di potere, diciamo, insieme alla storia di un'attrice e di un regista, perché questa storia pian piano gli si è trasformata in mano nella storia di un'attrice sghemba che arriva tardi a un'audizione, insomma, vabbè, questo fa parte, insomma, del percorso. Questo per dire che, diciamo, è una pièce molto pensata, molto preparata, molto sofferta per l'autore, diciamo, da ogni successo, diciamo, da cui, insomma, si preannunciava, invece è riuscito a trasformare questa sconfitta, diciamo, anche con i suoi più cari amici, registi e produttori, in un grandissimo successo, tant'è che poi l'agente di Polanski vede la commedia a New York e gli porta il testo a Polanski, che immediatamente lo fa in scena. Io ho tante domande da farmi, ma penso che sia meglio chiedere al pubblico, dando la precedenza alle domande che potete fare voi. No, così mi sono dimenticato di dire che la cosa che più mi ha interessato, ho parlato di una cosa, poi mi sono dimenticato quello che volevo dire, è che non mi interessava tanto come regista il testo. Trovo che sia un grande testo per gli attori, in particolare per l'attrice, diciamo, e quindi, siccome io amo gli attori, credo che l'attore è il centro del teatro, questo è un testo perfetto, diciamo, per chi ancora fa l'attore in Italia. Non voglio fare una domanda io, rubando il ruolo al pubblico, ma mi domando quanti hanno già visto lo spettacolo, che è, credo, esaurito, e temo pochi. Ecco, forse qualcuno l'ha visto, vediamo se ci sono delle domande da parte di chi l'ha visto, mentre per gli altri può essere l'opportunità di approfondire intanto un incontro con un'attrice che qui al Gobetti forse è la prima volta che viene. No, un monologo con la regia di Binasco. Ah, cioè, ecco. Natalia Ginzburg, è stato così. Lei ha visto anche quello. Infatti. Grazie. Però provate a venire, grazie, perché ho buonato con la febbre. Cioè. Ah, ecco, magari. Sì, provate a venire, posto c'è ogni ancora, tanto alla fine qualcuno salta per un'influenza, una babysitter che salta. Allora, sentiamo... se qualcuno che l'ha già visto vuole fare un commento o una domanda. Il commento è senz'altro di raccomandarlo. Oh, che bello! Davvero, a me è molto piaciuto, tra l'altro ho avuto la fortuna perché non ero riuscita a prendere il biglietto perché era già esaurito, perché è stato annullato per lo spettacolo dell'abbonamento, sono riuscita a infilarmi in questa serata. La prima proprio. La prima. Mi è piaciuto tantissimo, vi rinnovo proprio i miei complimenti, i miei applausi. Grazie. Come anche per l'altro lavoro che ho visto qua. Grazie. Argomenti. Perché è pieno di spunti interessanti, le dinamiche tra l'attore
spettatrice e regista, poi proprio di spunti su, sulle relazioni, sulla vita uomo-donna per uomo. E mi sono piaciute tantissimo i vari canoni che come attrice ha dovuto accordare, tra l'altro in un modo, secondo me, veramente egregio. Grazie, bello. Grazie. Grazie, veramente grazie. Volevo farti una domanda come regista. Il palcoscenico del Gobetti non è grande, anzi molto piccolino, però tu hai voluto fare un palcoscenico sopra all'alto, ancora più piccolo, però sostenuto su, eccetera, con le luci da... Come? Che è un ring. Che è un ring, ecco. E quindi è vero grosso che è teatro nel teatro, in qualche modo, però è un ring, un posto in cui, cioè, dà un senso di claustrofobia, quindi è pensato proprio per quello. Lui è già in prigione dall'inizio, ecco. Si è già messo in prigione da solo dall'inizio. Ma in realtà lo spettacolo poi gira in teatro, è molto grande, quindi sì, certo. C'è una scena molto più bella di quella che si vede. Quante repliche avete già fatto? Boh, tantina. Ah, caspita. Ma va. Sì. No. Caspita. No. Sì. Sei sicuro? Lui lo ha detto sommessamente, un'ottantina. Ma non me ne sono accorta. Beh, deve essere anche una bella fatica, però. Sì, no. È una grande fatica. È una grande fatica perché lo spettacolo dura 1:40 e siamo sempre in scena. Io tra l'altro su tacco 15 con la pedana obliqua. Come Ginger Rogers. È una grande fatica, però. Il lunedì, che è giornata di riposo, a parte il lunedì scorso che è stata un'eccezione, io sento tantissimo la mancanza di Wanda. Quindi non mi sono accorta di queste 80 repliche, ne potrei fare altre 80 subito, adesso, perché è una donna meravigliosa che ormai è diventata la mia migliore amica, e quindi io non vedo l'ora la sera di farmi questo viaggio dentro di lei o lei dentro di me, l'una dentro l'altra. Non sto bene, è evidente, però comunque sì, io siccome ho un modo di lavorare che mi permette di essere abitata da un personaggio, in questo periodo io sono totalmente posseduta da Wanda e non si sente secondo me il peso delle repliche, non ti stanchi di un personaggio così articolato che ogni sera ti può regalare qualcosa di diverso. E come diceva la signora che commentava prima, questo è un testo che parla proprio ai rapporti di coppia, agli uomini e alle donne in generale. Ognuno dentro questo testo può trovare una risposta, uno stimolo, un momento di identificazione, e quindi sia le donne che gli uomini hanno avuto delle reazioni molto sorprendenti in tutta Italia, perché poi è un testo che ci ha rivelato la cultura italiana dal nord al sud. Perché per esempio nel sud molte persone sono rimaste particolarmente turbate, addirittura quasi ai limiti dello shock in certe regioni italiane, e poi ci hanno spiegato che culturalmente non sono abituati ad un femminile così aggressivo e così volitivo, così vendicativo. Pubblicamente, diciamo. Sì, sì, lo hanno detto pubblicamente, poi dopo in privato si faranno frustare in casa. Però pubblicamente hanno avuto questa reazione così di... A parte in qualche caso in cui mi sono stati regalati dei completini intimi a fine spettacolo. Quindi quella è stata un'altra reazione. Però, ecco, per esempio poi al nord, ecco, per esempio Torino è più riservata e quindi il pubblico lo sentiamo più tenuto, anche se poi si esprime negli applausi. Nel bresciano ci hanno fatto fischi da stadio, a Riccione hanno fatto 8 applausi a scena aperta, a Roma non riuscivamo a recitare per quanto ridevano. Quindi veramente è incredibile come un testo sia la cartina tornasole della cultura italiana. L'Italia è totalmente differente, ogni regione è un mondo variegata. Totalmente variegata, e quindi noi ogni volta che affrontiamo un teatro diverso siamo anche terrorizzati con questo testo, perché non sappiamo mai cosa aspettarci, se il gatto morto in faccia. No, però devo dire che è stato veramente tanto amato questo spettacolo,
cioè mi vergogno un po' a dirlo, ma neanche troppo, è stato un enorme successo. È stato un enorme successo perché abbiamo avuto teatri pieni ovunque e vedere i teatri pieni in questo momento storico è molto confortante, proprio dal punto di vista non personale, ma proprio generale, quando vedi che la gente ha una partecipazione calda allo spettacolo. Per esempio mi hanno raccontato i miei amici che hanno sentito degli abbonati un po' age che dicevano, un signore diceva alla moglie: hai visto? Questa volta non mi sono addormentato. Ecco, quindi questo è uno spettacolo che tiene svegli e quindi noi siamo molto orgogliosi di questo. Sì, poi è un ottimo testo perché noi lo scopriamo delle cose nuove man mano che lo recitiamo, questo non è di tutti i testi, diciamo, è veramente un ottimo testo per gli attori perché ti permette continuamente di migliorare, noi siamo migliorati tantissimo in queste 80 recite, diciamo, e non è sempre così, perché a volte i testi sono un po' chiusi. Questo è un testo molto aperto che permette appunto all'attore di in qualche modo, a parte la regia, insomma, che per carità c'è un lavoro anche di regia ovviamente per dare una forma e dare una possibilità a chi sta in scena di esibirsi nella maniera corretta, diciamo, in questo caso, anche per facilitare la comprensione di chi ascolta, però appunto permette agli attori un'espansione, diciamo, che è una cosa rara nei testi, diciamo. Però gli americani, questo devo dire che questo testo appunto mette insieme la commedia e anche argomenti, diciamo, un pochino più perturbanti. E questa forse è la scelta vincente. Tra l'altro noi, no, ma perché io sto riflettendo in questi ultimi anni sulla commedia, perché noi come italiani abbiamo, diciamo, il nostro patrimonio, no? La commedia dell'arte, appunto la citiamo sempre, ma ci dimentichiamo che è la commedia dell'arte. Per arrivare alla grande commedia all'italiana dei film, no? Degli anni 60 e poi creata forse fino agli anni 80, diciamo. Ma è il nostro patrimonio, come il melodramma, come altre cose, come i beni culturali, i quadri, i grandi pittori del passato, il Rinascimento. Però si tende, diciamo, in particolare in qualche modo forse gli studiosi, gli addetti ai lavori tendono sempre un po' a sminuirla, perché la considerano insomma, invece insomma, in questi ultimi anni io sto riscoprendo un po' questa forma che secondo me è molto italiana e molto interessante, specialmente se si mette in relazione poi a qualcosa di forte, come erano i film, appunto, in alcuni film capolavoro degli anni 60. C'è una cosa che vorrei sapere. Ah, c'è una domanda. Ah, prego. No, prego. No. Prego lei. No, volevo dire, io lo spettacolo lo vedo stasera, a questo punto sono molto curioso. E conosco appena il testo e ho visto la versione cinematografica. Però devo dire che secondo me la versione, cioè non è la versione giusta, però mi trovo d'accordo con Walter quando slega il rapporto tra gli attori, slega dal genere e mette l'accento sul potere, no? Perché secondo me il filo conduttore di tutto il testo, di tutta la commedia, è proprio questo, cioè il potere che esercita uno con l'altro e soprattutto direi il potere che si scambia tra i personaggi, perché non c'è un personaggio che ha il potere sull'altro, ma sono i personaggi che se lo scambiano a vicenda e lo utilizzano in una maniera, voglio dire, come sta nelle loro corde, però lo utilizzano per fare, cioè, per portare a casa il loro bottino, chiamiamolo così, sì. No? E questo credo che sia la cosa, quindi proprio è il potere il filo conduttore di questo testo, secondo me. Sì. Ed è una cosa che secondo me va esplorata, e non a caso credo che negli ultimi anni questo concetto di potere che si sviluppa tra le persone, si sviluppa tra due persone di genere diverso, è anche una cosa che è un po' caricata, diciamo, dalla letteratura, dal cinema, che per carità va bene, perché secondo me fa anche riflettere in modi più o meno ardui, diciamo, però secondo me è una cosa che è interessante da esplorare. Sì. Poi soprattutto in questo periodo in cui, voglio dire, secondo me il rapporto tra i generi è confuso, diciamo, perché tutti siamo confusi da questo, dai rapporti che ci legano con
il genere diverso, no? E perciò è bello esplorarlo, anche se poi alla fine, secondo me, uno rimane comunque confuso. Sì, sono totalmente d'accordo. L'unico elemento che mi viene da aggiungere è che è vero che sono giochi di potere che potrebbero essere al di là del genere, però io da femmina, e da femmina italiana, e da attrice, osservo che nel 2017 in Italia c'è ancora una incredibile ed impalpabile misoginia. Quindi io lo so che per gli uomini è difficile capire questa cosa perché siete maschi, ma io da femmina posso scrivere dei manuali sui fenomeni di misoginia che io subisco quasi quotidianamente, con commenti sessisti, con una sorta di discriminazione anche di tipo economico, perché anche in Italia le donne guadagnano il 30% in meno, io guadagno il 30% in meno di un mio qualsiasi collega di mio pari livello, e ogni volta sono lotte anche per affermare la tua idea artistica, la tua creatività, il tuo essere attrice, il tuo essere artista, solo perché sei una donna. In questo caso, ecco perché a me sta tanto a cuore questo spettacolo e questo testo, e ogni sera lo dedico alle donne che sono in sala, e se anche solo una si accorge di qualcosa, io mi sento che ho vinto la serata e la sfida, perché le donne contemporanee, soprattutto in Italia, perché ho vissuto tanto in Francia non è così, perché non c'è questa misoginia, in Francia veramente gli uomini e le donne sono di pari livello, e infatti le donne sono vestite in televisione, mentre qui sono nude, sono quarti di bue. Allora, per me il fatto che questa donna sia una donna che è consapevole della misoginia culturale di questo regista e cerca in tutti i modi di farglielo capire, prima con le buone, poi è costretta ad arrivare alle cattive, ma è semplicemente per sviluppare in lui un senso di consapevolezza, perché molti autori italiani, soprattutto, ma poi anche nel mondo, però io vivo in Italia, appunto, a parte la Francia, un caso invece evoluto di rapporto uomo-donna, però gli autori non si accorgono di essere misogini. Loro descrivono la loro idea delle donne e non sanno che dentro di sé hanno un'idea della donna che è svilita. E questa misoginia culturale conduce, nei casi estremi, al femminicidio. Perché il femminicidio parte da una mancanza profonda di rispetto per la donna. E quindi da un disprezzo culturale che, se viene sostenuto dalla società civile, fa sentire quasi assolta da qualche parte la figura dell'assassino, tant'è che vi ricordo che fino all'86 in Italia c'è stato, l'86 mi sembra, il delitto d'onore, quindi sono soltanto 30 anni che un uomo viene condannato, e adesso chiamiamole condanne perché uno si fa 8 anni per aver ucciso la propria compagna o per averla sfregiata con l'acido. Quindi io ci tengo tanto a questo spettacolo perché ha anche una sua piccola, forse una goccia nell'oceano, però una funzione comunicativa che ha un importante senso etico. Vorrei chiedere a Walter di trovare, di verificare, la domanda è questa, se questo testo contemporaneo ha una parentela con Strindberg e Wedekind. In particolare tu hai fatto una signorina Giulia importante recentemente e lì c'era una situazione abbastanza simile. Il testo recupera una vicenda, è un'opera del secondo Ottocento e quindi ripropone, diciamo, quella società emblematica in cui Freud ha inventato la psicanalisi, ma questo testo contemporaneo, diciamo, che tipo di parentela può avere con quel tipo di drammaturgia, diciamo, a cavallo tra 8 e 900? È difficile perché la parte, diciamo, del romanzo è quasi una citazione, diciamo, è esasperatamente una citazione.
E quindi è complicato dire che ha delle parentele, però sicuramente... Per esempio, col testo di Signorina Giunta. No, perché secondo me non... c'è questo fattore della commedia, ed è anche in più dell'ulteriore piano, che loro sono l'attrice e il regista, che praticamente disassa tutto, nel senso che in qualche modo le parti, solo verso la fine, forse verso i tre quarti del testo e la fine, si potrebbe cominciare a intravedere una parentela con quei testi, ma tanto poi in qualche modo la donna fa delle azioni per cui distrugge anche quella possibilità, secondo me, proprio ne distrugge l'esistenza. Comunque Strindberg era un bel misogino pure lui, e quindi diciamo che questa donna presentata da Ives va oltre, pur amando moltissimo le donne, Strindberg però era misogino, non c'è niente da fare. Quindi direi che è più, diciamo, è un mondo che a noi italiani non ci appartiene molto, perché c'è questo mescolare la commedia e il mondo colto, che per noi è sempre, l'ho visto anche con la ricezione che ha avuto il Giardino dei Ciliegi, cioè è molto difficile per le persone di cultura mettere insieme l'alto e il basso, cioè non si rassegnano, cioè se deve essere così, invece no, la vita è fatta in questo modo, si ride, si piange, si ama, si diventa ridicoli, si diventa tragici, è molto complessa, no? E il corpo, diciamo, in questo ha una grandissima funzione, no? E il corpo spesso è ridicolo, no? Cechov, ad esempio, mette tutti questi inciampi, queste cose. E purtroppo noi italiani abbiamo questa, pur essendo la parte, diciamo, della commedia, o fai la commedia o fai la tragedia, non riescono a mettere insieme. No, sì, insomma, ma sto esagerando ovviamente, sto esasperando il concetto. C'è che dire, questo testo appunto è scritto in modo talmente intelligente che supera il problema. Per cui, voilà. C'è tutto dentro. Ma, indubbiamente il tema fondamentale è questo dei rapporti di potere fra uomo e donna. Se fosse solo questo, ovviamente sarebbe anche una cosa abbastanza meccanica e che funzionerebbe fino a un certo punto. A me la cosa che intrecato di più, devo dire, sia con Filippo Polanski sia con il vostro spettacolo, è questo personaggio femminile, perché indubbiamente all'inizio è, adesso non vorrei dire troppo per quelli che non hanno visto, però inizialmente è una giovane attrice molto volgare, sboccata, ignorantissima, un po' stupida, che sembra disposta a qualsiasi cosa per avere la parte, anzi lo dice esplicitamente al regista, se vuoi venire a letto con me, qualsiasi cosa per avere la parte. Dopodiché più la cosa va avanti, più lei si dimostra intelligente, dotata di cultura, prima dice che non è il tipo, poi invece ce l'ha nella borsa e lo conosce benissimo, sa a memoria tutta la parte, è tutt'altro che stupida, si dimostra più intelligente del regista, si dimostra più competente nel lavoro, perché lei sa modificare la luce sul palcoscenico mentre lui non sa farlo, lei gli dà l'idea della messa in scena della scena iniziale che non aveva pensato, è molto più in gamba e alla fine si vede che non gliene frega niente della scrittura, perché la scrittura ce l'ha già e lei la rifiuta e se ne va. E questo, e alla fine si dice, ma che questa è una cretina, fingeva di essere una stupida, ma allora perché fingeva? Perché solo un'attrice stupida può avere la parte di un'attrice intelligente, no? Siamo ridotti così, a teatro. E secondo me è anche bello che non ci sia una chiarificazione, perché è un personaggio che rimane così complesso che alla fine, veramente, in questo finale che non dico, si rimane comunque spiazzati e stupiti. Questo è il potere di una donna. Però qua mi viene da farti un'altra domanda che faccio ogni volta che mi trovo con un attore o un'attrice che ha esperienza in cinema, teatro e televisione, che chiedo sempre quali sono le differenze. C'è chi mi risponde: per me è lo stesso una cosa o l'altra, c'è chi mi dice mi trovo bene solo al cinema perché a teatro è troppo faticoso, c'è chi mi dice
E allora mi sembra già di aver capito qual è la risposta, ma... Dunque, per quanto mi riguarda, io non ho avuto figli, e però per me il cinema e il teatro sono come due figli, quindi non saprei dire quale amo di più. Sicuramente il cinema appaga una forma di narcisismo, perché ti vedi proiettata in uno schermo 4 metri per 3 e sicuramente quando entri in una sala piena di persone che sono venute a vedere il tuo film c'è quella parte così di narciso che viene appagata. Ma io sono un tipo di attrice che ama recitare, cioè per me fare l'attrice vuol dire recitare, non vuol dire godere di queste così lusinghe. Sicuramente sì, però è un aspetto secondario. Quindi nel cinema recitare per certi versi è meno avvincente, perché tu lo devi fare in pochi minuti, un ciak dura qualche minuto, quindi tu non hai tutto l'arco narrativo del personaggio come in teatro, che per un'ora e mezza quel personaggio è tuo, te lo vivi dal primo all'ultimo istante, ti butti senza rete anche col rischio di spiaccicarti nella maggioranza dei casi, ecco perché poi la tachicardia non ti passa mai. Però diciamo nel cinema il tuo lavoro è dipendente da tantissime variabili, perché a partire dal direttore della fotografia come ti illumina, l'operatore di macchina come ti inquadra, il regista quanti ciak ti dà la possibilità di fare, il montatore che poi riscrive il film, quindi il tuo lavoro è veramente una pedina infinitesimale all'interno di un gioco di squadra, che è anche il grande fascino del cinema, perché io quando faccio un film divento una creatura da set e mi sento Moira Orfei nel circo, e quindi tutti insieme in questo carrozzone diventiamo famiglia, proprio altro che grande fratello, ognuno porta il suo contributo e facciamo una cosa tutti insieme, e quello ha un potere anche amorevole che è veramente per me commovente e toccante. E poi ogni film è un'esperienza a sé, perché la temperatura di un set viene data dal carattere del regista, quindi se hai un regista nevrotico avrai un set nevrotico, se hai un regista sorridente e gioioso avrai un set di totale armonia. È incredibile come il set sia proprio la lastra, non lo so, proprio le analisi del sangue di un regista, e quindi ogni volta è un viaggio diverso. Nel teatro il viaggio tu lo fai più che altro dentro di te e dentro il ruolo che interpreti, e poi ovviamente ti confronti con il regista o con gli attori con cui reciti, però è più un viaggio tuo personale, con meno variabili che influenzino il tuo lavoro. E poi ovviamente subentra il rapporto con il pubblico. Fare teatro per me è un po' come fare degli appuntamenti al buio ogni sera. Io sono emozionata perché non so mai chi incontrerò, è tutto buio, e ogni pubblico ogni sera ha una personalità diversa, anche se rimaniamo nella stessa città. Il pubblico di lunedì qui a Torino era un'altra città rispetto a ieri sera, un'altra città, veramente. Sembrava di aver cambiato città, noi che ce ne siamo andati, siamo partiti. E quindi chissà stasera chi sarà questo sconosciuto che incontriamo. E infatti il pubblico è parte integrante della performance dell'attore, almeno io mi sento tanto influenzata dalla partecipazione del pubblico. Per esempio, se ridono o non ridono, questo fa la differenza per me, dentro di me. Fuori magari non si vede, ma dentro subisco anche dei traumi quando non ridono. Magari non ridono perché sono timidi, perché sono riservati, perché pensano che in teatro bisogna essere composti. Invece l'attore vuole il pubblico pop, che ride, che partecipa, che quasi dice ma che stai a fare? Cioè quasi preferirei uno del pubblico che intervenisse dicendo no, non lo fare, come faccio io in teatro, in cinema faccio no, così. Perché, come fanno i bambini. È vero, perché sono un po' infantile, giusto? Però no, invece è bello. Però ecco, secondo me il pubblico ideale è quello infantile, quello che si dimentica della sua vita, si lascia trascinare dentro e quindi influenza tantissimo la performance di ogni sera. Infatti ci sono delle sere in cui io mi metterei a piangere, sul serio, delle sere in cui
mi devo trattenere perché ho voglia di insultare il pubblico, di dire voi non avete meritato questo dono, perché ogni sera noi facciamo un dono d'amore, per me il teatro è dono d'amore, non ci si arricchisce, non guadagniamo, non... è dono d'amore. Quindi quando non viene accolto, non viene raccolto, tu senti che hai dato tutta te stessa e sei caduta nel vuoto, come quegli artisti rock che si lanciano a quattro di bastoni nel pubblico e cascano per terra. Ecco, è una sensazione terribile perché tu senti che hai amato e non sei stata ricambiata e quindi in quel caso ti verrebbe di dire non siete un pubblico degno perché non ve ne siete rimasti a casa, però non si può fare. Mentre invece ci sono delle serate in cui veramente tu ti senti in comunione profonda e quasi mistica con il pubblico e senti che quasi avete fatto l'amore insieme ed è una sensazione che dura per anni e anni e dà un senso alle tue giornate. A questo punto però mi verrebbe da dire che certo il personaggio femminile è la protagonista, ma il personaggio maschile non è che sia soltanto quello che dà la battuta e che si confronta eccetera, e quindi vorrei sentire anche le tue impressioni. Lei ha già dichiarato completamente posseduta da questo personaggio che eccetera. Ecco. Ma tu che cosa pensi del tuo personaggio, come lo vivi? Era un così bel finale. Anche perché ci deve andare a preparare, sì, concentrare sì, sì, due ore prima. Finiamo su questo, dai, perché era bello quello che ha detto la il personaggio maschile rimane nell'ombra. Sì, ma volete finire così? A me veniva da chiedere ancora se c'è uno specifico televisivo invece, perché hai parlato di teatro, hai parlato di cinema, ma nella tua carriera c'è un tuo... la tua presenza importante e qual è? C'è uno specifico? Che cosa come la vedi? Per uno specifico? Non ho capito. Professionale, dal punto di vista professionale, come attrice in televisione? Beh, io sono nata in televisione, proprio io sono nata con Gianni Boncompagni che è uno dei re della televisione. Quindi è stato il mio battesimo, anche se in realtà ho iniziato con il teatro, però la televisione è entrata prestissimo nella mia vita ed è stato un mezzo che mi ha permesso di esplorare soprattutto il senso della commedia. Boncompagni fu il primo a dirmi: tu Sabrina sei una comica? Io dicevo ma no, e lui diceva vedrai, e quindi lui mi ha fatto fare il provino davanti a tutte queste ragazze e queste ridevano come matte, quindi io ho capito lì di essere comica, ma non lo sapevo. E da lì ho lavorato per 10 anni come comica in televisione, anche io capendo quello che sapevo fare di volta in volta, perché io non sapevo cosa sapessi fare, però mi venivano delle intuizioni, ho visto Lara Croft, Tomb Raider, ho detto ah, voglio fare la parodia, è diventato un grande successo, ho visto quelli del Grande Fratello, ho detto beh, voglio prenderli in giro, sono stata la prima in Italia a fare la parodia del Grande Fratello, è stato un grande successo, ma tutto quello che diventava di successo io lo odiavo, perché sono una persona ribelle di base e non mi piace ripetermi, non mi piace sedermi o non mi piace stare comoda, quindi ogni volta quando mi dicevano adesso devi fare altre 10 puntate io dicevo no, io me ne vado, e l'unica volta che sono rimasta è con ecco, Boncompagni è riuscito a inchiodarmi per anni perché ho fatto 80 puntate di Macao fino a quando non mi è venuto l'esaurimento, 400 puntate di Non è la Rai che mi sono riempita di bolle, perché veramente... però poi la televisione, nel momento in cui mi ha offerto la massima possibilità di crescita, perché mi è stata offerta la conduzione di programmi di cui non faccio il nome, ma sono i più importanti programmi della televisione italiana, io ho rifiutato. Ho rifiutato senza avere una lira in banca, né una famiglia ricca, né un film sotto mano. Avevo il nulla, però capivo che siccome la sapevo fare la televisione, sarei diventata probabilmente una buona conduttrice televisiva e mi sarei per sempre bruciata le possibilità di fare l'attrice. Quindi ancora oggi Boncompagni e Irene Gerko, che è la socia di Gianni Boncompagni, sono cresciuta con loro. Irene
è venuta la scorsa settimana a vedermi a teatro, è entrata nel mio camerino e si è commossa fino con le lacrime e mi ha detto: tu non sai quanto io ti stimi, Sabrina, perché tu hai avuto un rigore che non ho mai conosciuto in un'altra persona, perché loro mi hanno sedotta in tutti i modi, offrendomi milioni di euro per fare delle trasmissioni come conduttrice. Io no. Quindi lei è stata testimone di questo rigore e io sono molto orgogliosa, devo dire la verità, della mia perseveranza, che in realtà è stato essere fedele ad una passione. Quando tu hai una passione è anche più facile, no? Perché è un amore grande, quindi quando ti arrivano i soldi, quelle sono le tentazioni del demonio, tanto a me dei soldi non me ne frega niente. Io ho un'ambizione peggiore, voglio lasciare una traccia nella storia. questo è un finale, questo è un altro bel finale, per cui ringraziamo tantissimo Sabrina Impacciatore, Walter Malosti e la conduzione del professor Franco Prono, e ci diamo l'arrivederci tra 15 giorni per l'incontro mercoledì 1 marzo con Valerio Binasco, Giovanna Mezzogiorno e Michele Di Mauro su Sogno d'Autunno. Grazie.